Aldo Dalla Vecchia pubblica un nuovo saggio per le edizioni Grafè.it che si intitola Diabolik dietro la maschera, indagine sul re del terrore, con una prefazione di Gabriele Acerbo. E Aldo Dalla Vecchia ormai ci ha abituato a una serie di approfondimenti su materie che conosce molto, molto bene e per esempio per i tipi di Grafè.it ha già pubblicato Trionfo d'amore, Breve storia del fotoromanzo, Viva la Franca, Il secolo lieve della signorina Snob, ma anche Mina per neofiti e tanto altro. È un giornalista, autore televisivo da più di 30 anni e ha firmato programmi come Target, Verissimo, Il Bivio e ha collaborato con testate come Corriere della Sera, Epoca e Mistero Magazine, di cui è coordinatore editoriale. E questo nuovo volumetto, che è in libreria dal 26 settembre, è come sempre un vademecum per conoscere meglio Diabolik, che è un mito della letteratura di fumetti italiana e che quest'anno compie 60 anni. Il primo numero, infatti, è uscito il 1 novembre 1962. E le autrici sono due sorelle, Angela e Luciana Giussani, e questa è già la prima particolarità di questo exploit editoriale. Questo successo enorme, non solo italiano, perché appunto furono queste due signore molto brave, molto intelligenti a realizzare un omaggio, come viene sempre ricordato, al re del terrore. Le sue prime 60 primavere sono in coincidenza anche con i 100 anni della nascita di Angela Giussani, che, come sottolinea bene Aldo Dalla Vecchia, di Diabolik è la vera mamma. È un libro che si fa leggere molto velocemente, molto piacevolmente, e ha una serie di approfondimenti interessanti e particolari. Tra i tanti meriti di questo saggio di Aldo Dalla Vecchia c'è, per esempio, la definizione e l'analisi dei due, diciamo, personaggi principali, cioè Diabolik e il suo avversario. Sottolinea Dalla Vecchia che Ginko, il commissario Ginko, l'ispettore Ginko, scusate, è un avversario molto particolare. Chi segue da sempre questo scontro infinito, si legge nel libro, ha un dubbio, data la loro notevole somiglianza, anche fisica, con molti tratti estetici in comune, non è ipotizzabile che Diabolik e Ginko siano parenti stretti, persino fratelli, addirittura gemelli? Le sorelle Giussani lo escludevano in una maniera più assoluta, ma le vie del fumetto, si sa, sono infinite. Ecco che Dalla Vecchia, con la sua esperienza e sulla sua conoscenza anche della letteratura, mette subito il coltello in una piaga particolare, quello di scrivere una serie di appuntamenti con questi due personaggi che sono antagonisti, ma sono quasi uno il doppio dell'altro, uno il fratello dell'altro. Ed è un punto di vista molto particolare, come pure la presenza di Eva Kant, che appare per la prima volta nel terzo numero di Diabolik nel 1963. E fra i tanti meriti delle sorelle Giussani, l'autore del volume sottolinea il colpo di genio, per cui nel nuovo personaggio pare si ispirassero alla Grace Kelly di Caccia al Ladro, e chiaramente mettendo molto della loro indipendenza, della loro assoluta modernità e della loro libertà. A cominciare per esempio dall'acconciatura che caratterizza Eva Kant fin dal debutto, lo Chignon. Il saggio, edito, ripeto, da Grafè.it,
illumina anche per una serie di curiosità, per esempio l'infanzia e diciamo la crescita di Diabolik, che sarebbe stato cresciuto in un'isola, l'isola di King, che viene sottolineata come un'isola dove si rifugiarono dei criminali che in qualche modo allevarono il futuro Diabolik. Non è ovviamente solamente una geografia quella di Dalla Vecchia, perché per esempio sottolinea come l'unico difetto forse dei tanti lettori appassionati, fra cui ovviamente l'autore, è quello della mancanza di ironia e di autoironia di Diabolik. E che il fatto, forse anche questo particolare, che il personaggio principale non ha nessuna trasformazione, nessuna evoluzione. Per contro, quella che ha la maggiore trasformazione nella personalità è proprio Eva, che rispetto alla sofisticata Lady Kent degli inizi è diventata una donna ancora più moderna, indipendente e autonoma. Insomma, è un saggio di poche pagine, 80 pagine, più un approfondito archivio diabolico con il K naturalmente, edito da Grafè Edizioni a 9 euro, è un libro che non deve mancare nelle biblioteche non solo degli appassionati di Diabolik, ma direi anche e soprattutto di quelli che Diabolik non lo conoscono.